Thank you.
Yeah.
Oh,
Yeah.
Thank you.
Sì, no, il numero 6 è Federico Betti, numero 5. Sipo Casadei, Livio Ceci, numero 6, dunque è entrato adesso a 112 Avan. E adesso la Fiat 500 Sporting ha cominciato il primo tratto cronometrato. Anche per il concorrente numero 2 è cominciato di fatto il 33esimo. E via con la 112 Avan. Un'altra, quindi Roberto Zangoli, Luca Dolci, Alvaro Zangoli, Marco Vicini, sono, eccola nuovamente transitare, Roberto Zangoli, arriva anche Luca, anzi il numero 6, corrente numero 2 che transita, Luca Dolci. Primi 5 concorrenti. In questa gara ancora una A112 ha superato la Fiat 500. È stato il primo sorpasso in circuito ed ecco con il numero 3 Alvaro Zangoli per i concorrenti. Completare la prima manche, questa con Andrea Dolci con la A112 Ava. Ed ecco con probabilmente deve aver avuto un problema meccanico, si ferma dunque l'equipaggio numero 3 e numero 7 la Peugeot 106 di Andrea Tordi. Si chiude la prima manche, i primi concorrenti, ancora Marco Vicini che deve completare l'ultimo dei quattro giri cronometrati per la A112, ha ritirato il circuito il concorrente numero 8 Valerio Luccarini con la Peugeot 106 Rally. Ed ecco Roberto Zangoli si chiude impegno, termina anche per il concorrente numero 5. Ora con il numero 7 Tordi chiusa dunque la prima manche, ci sono concorrenti che entrano in pista per il secondo G, numero 8 per Valerio Luccarini. Normalmente lo start è una partenza lanciata per i concorrenti. Ancora un giro per il concorrente numero 5. Terminato la prima manche Federico Betti. Cominciata dunque la seconda manche. In pista Andrea Tordi con la Peugeot 106. Occhio, occhio! Dentro, cazzo! Numero 8 Valerio Luccarini, Peugeot 106. FN1, ecco la prima manche.
via Sita con la Peugeot 106, corrente numero 7. Siamo i concorrenti della seconda manche in pista in questo momento. Ricordo anche per loro quattro giri. Si tratta di Emanuele Marti e Jonathan Serrandrei con l'Opel Corsa GSI. Marco Grandicelli, Peugeot 205 Rally. Giri, verrà naturalmente giro per ogni concorrente. Numero 11, Andrea Fiorini, Mirko Zanotti, Opel Corsa GSI. Il concorrente numero 7, Tordi. La seconda tornata, quella che vede in pista Andrea Tordi, Andrea Fiorini con il numero 11. E poi Tordi, un po' con il concorrente numero 12, sarà la volta. Numero 14, si tratta di Corrado Costa e Domenico Mularoni con l'Opel Corsa. Ancora un giro da completare per Andrea Fiorini e Mirko Zanotti. Ecco con il numero 15, Sergio Toccacieli e tutti i concorrenti. Il primo giro di questa prima manche non verrà cronometrato, sarà un warm up, un giro tracciato. E adesso via per Corrado Costa. Adesso la Talbot di Sergio Toccacieli numero 14, Corrado Costa, Domenico Mularoni con l'Opel Corsa. In questo momento in pista ci sono con il numero 12, Claudio Raschi con la Fiat 124 Sport, da Talbot. Sta arrivando in questo momento di Sergio Toccacieli. Siamo in pista Claudio Raschi, Corrado Costa, Stefano Rosati, concorrente numero 19, in coppia con Michele Comanducci, con l'Opel Corsa. Come sempre garanzia di grande spettacolo, da Talbot. Arriva la... Fiat 124 Sport numero 12, particolarmente veloce Corrado Costa, in coppia con Domenico Mularoni e l'Opel Corsa numero 14, di Luca Casadei. Tra poco cercheremo di darvi anche i primi riscontri cronometrici da parte dei concorrenti che hanno completato la prima manche del circuito dei campioni. Sergio Toccacieli.
salve numero 12, Claudio Raschi e Luca Colombini. Adesso è in pista il numero 20, è entrato in pista Francesco Saltarelli e ha completato. Brando Costa che ha completato, è stato particolarmente veloce in questa prima manche. Corrado Costa è... una leggera intraversata e poi via. E ha completato questa prima manche. Regalando come sempre grande spettacolo e Francesco Saltarelli in coppia con Michele Spadoni a Peugeot 106 del concorrente numero 20. Concorrente numero 22 è entrato in pista anche Alessandro Monti e Giuseppe Vitale, quanto per Salvatore Tontini e Luca Casadei. Molto molto vicini il numero. Con il numero 18. Marco il giudice con l'Opel Corsa. Concorrente numero 22. Tontini e Luca Casadei hanno terminato i quattro giri della prima manche. Concorrente numero 16, adesso con il numero 21, Daniele Valentini. Terminato dunque Stefano Rosati e Michele Comanducci, concorrente numero 19. Michele Barison con la Peugeot 106. Numero 92, Antonello Treppi. Cetulli e Cristian Brandi. All'arrivo del concorrente numero 25, Marco Baldo e Michele Barison. Adesso il concorrente numero 36, Omar Dan. Questa coda di Antonello Treppi che riesce comunque a ripartire. L'arrivo anche del concorrente numero 22 che completa la prima manche. Thank you.
intanto Omar Dangoli, dopo il giro di riscaldamento ha cominciato il tratto cronometrato per Omar Dangoli e Andrea Mini con il GF gruppo GF4 per Omar Dangoli. Stefano Pacchioli nel giro veloce ha preso Cetulli e Cristian Brandi con la Peugeot 106 numero 26. Tanto completa la prima manche numero 26 Gabriele Giardini. Veloce per Cetulli, ha preso Cetulli con la Peugeot 106. In pista Mattia Mancini e Cristian Gualandi. Valerio Pio. Ed ecco la Peugeot numero 24 di Michele Giulianelli. La Peugeot 106 gruppo A classe A6. Adesso in successione con il numero 29 Enrico Penaso, corrente numero 26 Alfredo Cetulli, numero 28 si tratta di Giulianelli e Christopher Chiarutti con la Peugeot 106. Siamo tre concorrenti, stanno arrivando uno dietro l'altro, eccoli qua quasi in parata, il numero alto questa è una delle particolarità. Adesso il numero 29 Davide Tabarrini, gruppo GF4 per Paolo Diana, io proprio al all'ultima portata di Stefano Pacchioli su Antonello Treppi, 9 Enrico Bonaso. Numero 27 Stefano Pacchioli, il concorrente
come sempre molto spettacolare da 131 resi. Mattia Mancini con la Renault Clio, secondo tempo per Omar Dangoli, terzo tempo per Enrico Bonardo, 1:24:07. Concorrente numero 37, Emanuele Conti. Il passaggio di Antonio, secondo tempo per Enrico Bonaso, 1:24:07. Dunque anche la BMW di Simone Mina, la Renault Clio Williams di Stefano Magnani. Passaggio adesso del numero 39. E Simone Gasperoni con l'Opel Kadett GSI. Luca Colombini,
numero 39, Luca Colombini e Federico Selva. In questo momento con il numero 44, la Renault 5 GT Turbo, Davide Ferri, Francesco Bartolini. Paolo Ragazzini con l'Opel fallo venire, fallo venire. Il giro lanciato per Lunque Claudio Billi con la Renault 5 Williams. Ecco il passaggio lì, la Renault 5 GT Turbo. Arriva Stefano Magnani, velocissimo Magnani, e Paolo Ragazzini. E in questo momento con termina la Renault Clio Williams. Passaggio per Simone Mina. Di Stefano Magnani che ha concluso in questo momento. Attenzione all'arrivo del numero 46 di Tamaro e di Paolo Ragazzi, in pista dunque con il numero 45 Claudio Billi, il numero 46 Claudio Dentamaro, è entrato anche il numero 46. Terminato anche Stefano Magnani con la Renault Clio Williams numero 42 e Paolo Ragazzini con l'Opel Kadett GSI 44, la Renault 5 GT Turbo di Davide Ferri e con il numero 47 Alex Dominici. Paolo Ragazzini numero 46 i tempi di questa prima manche. Ricordo fino a questo momento il miglior tempo fatto da Mattia Mancini, dato ha concluso Davide Ferri con la Renault con il numero 49, è il momento di Leo Guerra. Tempo per Stefano Magnani 1:22.5 per la Renault Clio Williams con la Renault Clio. Tanto per il giro lanciato Mirko Zanotti con tanto il numero 47 Alex Dominici. Dunque fino a questo momento il miglior tempo è quello di Stefano Magnani 1:22. Dunque Alan Bollini direttamente da Mediaset al volante della Renault Clio RS. Adesso Ambra Cardinali, arriva Alex Dominici e subito dietro Mirko Zanotti. Via con Leo Guerra e Alessia Guerra. Ecco il passaggio Alex Dominici che termina questa prima manche. Attenzione al passaggio in sorpasso, lanciato Leo Guerra, poi il
passaggio per Cristina Tini, la Renault Clio numero 51, numero 49 per Leo Guerra, gruppo N classe N3 per Mirko Zanotti. C'è 52, c'è Antonio Broccoli. Gruppo N per Francesco Paci ed Elena Paci. Ora Alan Bollini. Per Antonio Broccoli, Renault Clio numero 52, per Francesco Paci. Equipaggio numero 49, la Renault Clio Williams, gruppo N classe N3 per Leo Guerra. È di lato. Numero 54, c'è il primo giro veloce per Michael. Il numero 58, Marco Nanni e Diego Zanotti. Il 57, Andrea Bernardi e Gianluca Golini. Passaggio per il numero 54, Michele. Concorrente numero 56, Opel Corsa, Super 1006 per Alessandro Broccoli. Passaggio del numero 57, Andrea Bernardi e Gianluca Golini. Anzi, Michael Gaspari, numero 54. E Dennis Fabbri con la Renault Clio. Mentre termina Paci con il numero 53 ed ecco con il 58 Marco Nanni e Diego Zanotti. Velocissimo Alessandro Broccoli a 3/3 Buda. Andrea Bernardi e Gianluca Golini, Super 1006. Alex Tanti.
tallonando da vicino Werther Buga. Il passaggio di con la Renault Clio R3. Per
per tutti disponibile piadina, caffè, ugualmente bibite. Arriva in questo
questo momento il numero 87, Giuliano Castolari. Circuito dei campioni, costretto al ritiro. Avete visto Cristian Montanari per questa giornata del circuito dei campioni. Alberto Cardinali. Con la Mitsubishi Evoluzione 6, qua in classe 8, e poi Natale Casalboni. Thank you.